In occasione del settimo centenario della morte di Ebe Diesu, che è stato un grande personaggio di grande importanza per le chiese orientali, i cui nomocanoni ancora sono utilizzati dalle chiese orientali, abbiamo colto l'occasione per riflettere sul ruolo che i cristiani hanno avuto in passato, di fatto ancora hanno, nel Medio Oriente, nella difficile, diciamo, situazione che forse è sempre stata un po' difficile e controversa, che è la presenza del Medio Oriente, il ruolo dei cristiani in Medio Oriente. Sarà una riflessione anche non solo sull'attualità, ma di fatto anche sul passato, e sul grande ruolo che i cristiani hanno avuto per il travaso di tutte le eredità culturali dell'antichità, dalla grecità, e di tutte le scienze del passaggio nel mondo occidentale, che hanno rivivificato di fatto anche la scienza e la filosofia occidentale e la cultura occidentale a partire dal Medioevo. I giovani sono stati i veri protagonisti di quella stagione, e i giovani sono i veri protagonisti della regione, perché è una regione dove la popolazione è giovane e quindi la percentuale di giovani è dominante da un punto di vista demografico. Però questo non vuol dire che, anzi, la stagione successiva, le cosiddette primavere arabe, quella che è stata impropriamente anche chiamato inverno e autunno arabo, ha fatto emergere quanto però nei fatti, nella politica reale, il contributo dei giovani pesi ancora poco, perché comunque ancora al potere ci sono classi appartenenti ad altre generazioni più anziane. Questo ha portato tantissimi giovani a fuggire. Uno dei problemi che li porta a scappare, andare in altri paesi, è essenzialmente la ricerca di un lavoro, i grandi e alti tassi di disoccupazione, e per le minoranze cristiane anche l'intolleranza e la difficoltà di poter diciamo, continuare ad affermare il loro credo in società che si sono dimostrate anche in epoca post-rivoluzionaria e soprattutto durante l'epoca del cosiddetto Stato islamico, intolleranti rispetto a loro. Più i cristiani vanno via, più anche si sradicano dalla loro cultura, dal loro mondo, dalla loro liturgia. Perciò il loro problema principale è quello di rimanere. Se pensiamo al problema dei cristiani e anche degli altri profughi in Siria e in Iraq, il problema di rimanere, di tornare e di poter fare di nuovo una vita svolta al futuro, volta al futuro. Problema molto grande, molto grave anche, soprattutto in alcune zone della Siria, in alcune zone dell'Iraq. Credo che il futuro dei cristiani nel Medio Oriente interessi a chiunque capisca che i cristiani del Medio Oriente sono una finestra sul mondo, per quel mondo. Una volta capito questo, si capisce quanto per quel mondo quella finestra sia vitale per tutti. Quella finestra deve rimanere una finestra che porta luce, aria, visione a tutto il mondo arabo. E questo è il motivo per cui gli odierni sviluppi fanno molto preoccupare. Fanno preoccupare non soltanto per la riduzione delle dimensioni di questa finestra, fanno preoccupare anche per la capacità di questa finestra di parlare a tutto quel mondo. L'idea che i cristiani siano costretti alla difesa del proprio spazio e non alla perorazione della questione dello spazio di ciascuno riduce il valore della finestra, riduce la portata collettiva di questo contributo alla cittadinanza, ai valori condivisi in tutti questi paesi.